L'anguria regina dell'estate, questa che stiamo vivendo, sembra davvero un'ottima stagione. Nonostante l'inizio di luglio un po', diciamo, freddo, molto freddo per la stagione, ma diciamo sì che è un bel anno, le angurie sono molto buone. Frutto dissetante, rinfrescante, ipocalorico, chiamata comunemente cocomero, e in botanica Citrullus vulgaris, si distingue dagli altri frutti per le proprie massicce dimensioni, predilige terreni umidi o secchi. Bisogna irrigarla abbastanza di frequente, con irrigazioni abbondanti, e poi io per dire uso la pacciamatura in modo tale che rimanga anche un po' più umido sotto, in modo tale da riuscire anche a parzializzare un po' di più le irrigazioni. La si chiami cocomero o anguria, poco importa, si sa che cocomero deriva dal latino, mentre anguria trae origine dal greco. Ha un fusto erbaceo rampicante, è sdraiato, raggiunge lunghezze considerevoli, una vera catena. Che cosa significa morte in catena? Magari o la malattia o qualche altro problema della pianta fanno seccare la catena, che poi sostanzialmente è il gambo dove si è attaccata l'anguria. Quella secca e allora non è mica buona l'anguria, è facile che magari non sia dolcissima. Tonda piccola o ovale di 20 kg? Quello è una questione soprattutto di frigorifero. L'anguria rientra nella categoria degli alimenti più dissetanti e rinfrescanti in assoluto. 93% di acqua, solo 16 calorie per 100 grammi, 3,7 grammi di zuccheri per etto. Alleata delle diete ipocaloriche, è fonte di vitamine antiossidanti e molto altro, depurativa, diuretica. La ricerca in questi ultimi anni, come possibile ma non ancora dimostrato, rimedio nelle prevenzioni di tumori. I prezzi siamo in linea con l'anno scorso, però che influisce molto è il tempo. E vabbè, la crisi di questi tempi, però più che la crisi è davvero il tempo. La grandine ha fatto dei disastri da tutte le parti e per cui speriamo che faccia bel tempo, perché così almeno vendiamo un po' di angurie e siamo tutti più felici, che tanto sono buone quest'anno. Ovvia la conclusione, ci sia sempre un'anguria sulla vostra tavola.